Carissimi amici, benvenuti a questa nuova puntata della Mucca Pazza. Nella prima parte assisteremo ad una breve parodia dal titolo Paradigmi dell'oltre, in cui vedremo che in una dimensione fantastica Dio decide di scendere sulla Terra con un ascensore e di osservare da vicino l'uomo e la donna da lui creati. Nella seconda parte della rubrica culturale proseguiremo con la diretta telefonica. Buona visione. Un giorno Dio decise di scendere sulla terra dopo essersi riposato per lungo tempo. Preparò le valigie e salutò tutti gli angeli uno ad uno. Poi prese l'ascensore, fece pressione sul tasto T, piano terra, e scese giù. Mentre l'ascensore scendeva, Dio borbottò tra sé e sé. Ho creato l'uomo e la donna, gli animali ed ogni cosa, per facilitar loro la vita. Voglio proprio vedere se hanno reso la terra un paradiso. Quando si aprì la porta dell'ascensore, Dio vide un denso fumo nero, dal profumo acre, e sentì delle urla giungere dal giardino dell'Eden. Quindi si avvicinò e scorse tra il fumo e le foglie Adamo ed Eva. Adamo, Eva, ma perché state litigando? E che cos'è questo orribile fumo nero? Gliel'ho detto ad Adamo di non bruciare le erbacce nel giardino, ma lui è testardo, lo sai. Sempre a criticarmi, Eva, mai una volta che mi appoggiassi. Dio, ma non potevi farla più a misura d'uomo, questa qui? Scusate se mi intrometto, ma dove sono finiti tutti gli altri? Gli altri chi? Ma io vi avevo dato la terra per farne un paradiso, affinché vi moltiplicaste e la riempiste. Sono passati millenni e ancora non vi siete riprodotti. Non te lo ha detto Adamo? Figuriamoci, con quello che costano i figli oggi, ma chi si sente di riprocrearsi? E poi qui siamo in Italia, tutto è difficile. Italia. Ma che cos'è l'Italia? Adamo ha voluto cambiare il nome al giardino dell'Eden perché lo riteneva antiquato e così l'ha ribattezzato Italia. Contento lui. Scusami Dio, ma tu mi avevi detto di dare un nome a tutte le cose, alle farfalle, gli insetti, gli alberi, gli animali, eccetera, eccetera. E poi che cos'è questa storia che qui tutto sarebbe difficile? Si vede che manchi da molto tempo, Dio. In Italia ci sono troppe tasse e tante restrizioni. Per una volta devo ammettere che Eva ha ragione. Restrizioni? Quali restrizioni? Beh, per fare un esempio, fare figli non conviene più. Ti danno solo un bonus di 500 euro. E se hai più di un figlio, ti attacchi. Poi ci sono i libri scolastici, la mensa, le merendine. E dove li prendo i soldi io? Io però vi avevo consigliato di praticare lo scambio merci, non di inventare il denaro. Ah sì, e come le faccio io le ricariche? Con le banane? Certo, questo è vero. Ma mi sa tanto che dovrò fermarmi parecchio con voi per rimettere a posto un po' le cosine. Che bello, meno male! Sono 3 mesi che chiedo ad Adamo di aggiustarmi il rubinetto del bagno. Potresti pensarci tu? Sentite un po', potete spiegarmi perché mai
Vi siete tolti le foglie di fico? Solo per oggi le abbiamo portate in tintoria. Io ho fatto la terra affinché fosse abitata in modo equilibrato. Vi ho dato tanto spazio, ma voi non vi siete mai mossi di qui. È incredibile! Eppure sono passati millenni e tu, Adamo, ma guarda che panza che hai messo su! Certo, non ho fatto molto ultimamente, ma siamo in zona rossa e non è che possiamo spostarci più di tanto. E poi Eva ha sempre il mal di testa, parla con i serpenti, è un po' strana. Certo che però l'hai fatta davvero bella, eh? Posso chiederti perché? Certo, l'ho fatta bella affinché tu la potessi amare. Ma allora, perché l'hai fatta così stupida? Anche questo è vero. Beh, affinché lei amasse te. Signore, so che mi hai creata e che hai provveduto a questo giardino bellissimo e per tutti questi meravigliosi animali e quell'allegro e buffo serpente. Le albe, i tramonti sono sbalorditivi. Ma io mi sento davvero, non mi sento felice. Mi manca qualcosa. Ti manca qualcosa. E come mai, Eva? Mi sento sola e quello lì non mi capisce proprio. E poi sono stufa di queste mele. Bene, Eva. In questo caso ho una soluzione. Creerò un altro uomo per te. No, scusate, eh? Cos'è sta storia? Il giardino già è troppo stretto e non c'è posto per gli immigrati. Eva, quest'uomo sarà diverso dal primo. Avrà i suoi difetti con molti aspetti negativi. Mentirà, ti prenderà in giro e sarà vanaglorioso. In pratica ti darà un sacco di problemi. Sarà più alto di te e più veloce e amerà cacciare e uccidere. Avrà uno sguardo scioccamente curioso, sarà scarso di intelletto e si impegnerà in occupazioni infantili come la lotta e prendere a calci una palla. Voglioso, atletico, ma non di certo uno che ti potrà dare una mano in casa. Non sarà molto sveglio e avrà spesso bisogno dei tuoi consigli per pensare correttamente. Te ne va bene uno così? Eh sì, li fai tutti uguali, allora mi tengo Adamo. Scusate, se mi intrometto nella discussione, ma il problema è Eva. Devi sapere, caro Dio, che Eva sa fare solo passate di mele, torte di mele, marmellate di mele, strudel di mele. E poi si lamenta se metto su un po' di pancia. In realtà, io mi sono accorto subito di questi difetti di produzione. Per millenni ho cercato di mettermi in contatto con i centri di assistenza specializzati. Ho già perso una costola per colpa sua. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. Ma ora è tempo di vivere davvero.
Ci senti? Mi sentite? Noi ti sentiamo. Sì, vi sento, sì. Perfetto. Perfetto. Allora, Allora, non come ti vedo, ma vi senti? Ok. sento. Sì. Ok. Ok. Allora, Allora, Fabio. adesso... Prego, Prego, prego. prego. Allora, Allora, come come dicevamo dicevamo poco poco fa, fa, Fabio Fabio Degan, Degan, si si trova trova vicino vicino Frosinone, Frosinone, è è un un autore, autore, ci ci siamo siamo conosciuti conosciuti nel nel lontano lontano 2006-2008, 2006-2008, insomma, insomma, qualcosa qualcosa del del genere. genere. E E lui lui aveva aveva esordito esordito durante durante una una delle delle primissime primissime puntate puntate della della Mucca Mucca Pazza Pazza con con Loro Loro Scopazzo, Scopazzo, che che poi poi ha ha riproposto riproposto anche anche qualche qualche sera sera fa, fa, qualche qualche settimana settimana fa. fa. Fabio, Fabio, lasciamo a lasciamo a te te il il microfono, microfono, vai. vai. Sì, Sì, intanto intanto volevo volevo spiegare spiegare il il fatto fatto che che non non ci ci fa fa entrare entrare tutti tutti e e due due nella nella chat chat su su Skype, Skype, perché perché quello è quello è per per il il distanziamento distanziamento che che ho ho osservato osservato anche anche in in chat chat adesso. adesso. Ah, Ah, quindi quindi due due persone persone contemporaneamente contemporaneamente non non è è possibile. possibile. Siamo Siamo troppe. troppe. Per Per cui cui siamo siamo troppi, troppi, esattamente, esattamente, quindi quindi non non c'è c'è modo. modo. Bellissimo. Bellissimo. Senti, Senti, c'è c'è neve neve lì lì da da te? te? Che Che tempo tempo fa? fa? No, No, fa fa un un po' po' fresco, fresco, ma ma neve neve assolutamente assolutamente no, no, per per fortuna fortuna no. no. Benissimo. Benissimo. Noi Noi qui qui siamo siamo proprio proprio sulle sulle montagne. montagne. Allora, Allora, vai, vai, sei sei pronto? pronto? Sì, Sì, ma ma devo devo replicare replicare lo lo scopazzo o scopazzo o posso... posso... Puoi Puoi fare fare quello quello che che vuoi, vuoi, lo lo sai, sai, sei a sei a casa. casa. Perfetto, Perfetto, perfetto. perfetto. Allora Allora io io avrei, avrei, visto visto che che ultimamente ultimamente si si parla parla tanto tanto di di vaccini, vaccini, anche anche se se non non siamo a siamo a Natale, Natale, però però è è come come se se stessimo stessimo aspettando aspettando la la nascita nascita del del bambinello, bambinello, quindi quindi questo questo vaccino, vaccino, e e quindi quindi io io gli gli ho ho dedicato dedicato un... una canzone appunto a appunto a questo questo vaccino, vaccino, che che anche anche se è se è una una canzone canzone di di Natale, Natale, però però penso penso che che sia sia adatta adatta al al momento. momento. E E se se volete volete ve ve la la canto. canto. Certo, Certo, no, 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 volentieri, volentieri, poi poi le le tue tue canzoni. canzoni. Vai, 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 siamo siamo curiosi. curiosi. Ci Ci vorrebbe vorrebbe gli gli zampognari in zampognari in sottofondo, sottofondo, ma ma immaginatevi. immaginatevi. Ah, Ah, va va bene. bene. Va così. Va così. Tu Tu nasci nasci a a strisce strisce stelle, stelle, americano americano quindi, quindi, arrivi arrivi dal dal cielo cielo con con l'aereo l'aereo e e vieni vieni a a menottanza al menottanza al freddo freddo e e al al gelo. gelo. E E vieni vieni a a menottanza menottanza al al freddo freddo e e al al gelo. gelo. Oh Oh vaccino vaccino mio mio divino, divino, io io ti ti vengo vengo qui qui a a pregare pregare sia sia somministrato. somministrato. Ai Ai quanto quanto ci ci costò costò l'aver l'aver comprato, comprato, che che effetto effetto ci ci portò portò indesiderato. indesiderato. A A te te che che sei sei del del mondo mondo il il Salvatore, Salvatore, e e danno danno ne ne fai fai poco, poco, o o almeno almeno signora, signora, e e danno danno ne ne fai fai poco, o poco, o almeno almeno signora. signora. Se Se sarò sarò eletto eletto io io un un mitinietto, mitinietto, e e intanto intanto questa questa povertà povertà più più ci ci innamora, innamora, benché benché senza senza lavoro lavoro più più poveri poveri ancora, ancora, perché perché senza senza il il lavoro lavoro non non troverò troverò ancora, ancora, senza senza vaccino. vaccino. Tu Tu piangi piangi per per vederti vederti da da me me ingrato ingrato dopo dopo sì sì gran gran lavoro, lavoro, sì sì poco poco amato, amato, dopo dopo sì sì gran gran favore, favore, sei sei rifiutato. rifiutato. Io Io ti ti inietto inietto nel nel mio mio petto, petto, se se già già un un tempo tempo fu un fu un Covid, Covid, orteso orteso il il bramo. bramo. Pfizer, Pfizer, non non piange piange più, più, ci ci vacciniamo. vacciniamo. Bill Bill Gates, Gates, non non piange piange più, più, lo lo somministriamo. somministriamo. Tu Tu dormi, dormi, nonno nonno mio, mio, ma ma il il tuo tuo dottore dottore non non dorme, dorme, non non veglia veglia tutte tutte le le ore. ore. Non Non dorme, dorme, non non veglia veglia tutte tutte le ore. le ore. De De mio mio bello bello vaccinello, vaccinello, a a che che penso, penso, mi mi chiedi chiedi tu? tu? Ho Ho un un dubbio dubbio immenso, immenso, in in ti ti morir morir per per te. te.
In fondo ha senso, un di morir per te, rispondo io penso. E questa è la mia visione del bacino. E qui ci vuole un plauso, cioè veramente Fabio, ma quanto ci ha lavorato sopra sta cosa? No, poco. Sono delle illuminazioni e poi ecco. Angelo, che dici? Sì, mi sono divertito molto, pure Si è perché divertito io molto. al Teppietto per anni e anni ho fatto proprio la recita di Natale col bambinello, i pastori e tutta questa storia e questi canti, per cui sentire in una serata di parodie una parodia Non, quello che dice non riesco a sentirlo, mi ha ovviamente. divertito parecchio. Sì, dovresti sentirlo sul monitor. Mi ha fatto Ma venire se la metto il voglia monitor, poi temo che di ci sia sentire il l'oroscopo. ritorno. Vabbè, Cercavo comunque. appunto l'auricolare così potevo sentire il monitor senza dar fastidio, però pare che l'auricolare l'ho trovato, L'hai trovato. ecco. Questi sono sempre i problemi tecnici della diretta. Della diretta. Allora, no, no, è straordinaria questa cosa perché è stata una serata azzeccata, Angelo, nel senso che siamo partiti con una cosa Adamo ed che con Eva. Adamo ed Eva, no? Siamo arrivati a Gesù bambino, quindi siamo rimasti comunque in tema, senza Ci saperlo. manca il giudizio universale, siamo a posto. Veramente. No, ci manca il trionfo di Galatea di Anita Napolitano, così sarebbe l'apoteosi, proprio, insomma. Sarà stasera Anita? Anita ci segue sempre, prima o poi farà una comparsa o comunque sarà presente, lo ha detto anche lei, ha un po' di impegni, però insomma si libererà. Volevo chiedere a Fabio, Fabio che? Ma hai preparato pure l'oroscopazzo? Fabio? Ci sei, Fabio? Fabio? Ci sei più? Sei iniettato il vaccino. Si è iniettato il vaccino. Ah, ecco. L'oroscopasso, Ecco. Sì, dicevo l'oroscopazzo, Io ce l'hai questa sera non mi oppure sento qui. mi senti? Ci senti? Problemi di audio. Io mi sento soltanto dall'auricolare. Ok, e ti stavo chiedendo se avessi No, io mi preparato. sento soltanto dal computer. Ok. Ti stavamo chiedendo se avessi preparato anche l'oroscopazzo. Allora, vediamo se Allora, riusciamo a sentirlo. sì, volendo ce l'ho sempre sotto mano, insomma. Ok, dai, allora lanciati. Ti ringraziamo, Fabio. Allora, adesso interverrà Fabio Ecco un attimo. con l'oroscopazzo. Siamo in fascia protetta, quindi Bollino tranquilli. rosso. Tranquilli, insomma. Gaia dorme, quindi possiamo fare e Sei bello tra le nuvole, Angelo. Mentre ti ti piace? osservo, eh? Poi con la barba bianca, guarda, Un veramente dio. un dio. Pare che non me lo voglia. Niente? Ci sei, Fabio? Fabio, tu di che segno sei? Di che segno sei, Fabio? Aspetta. Problema tecnico, non capisco perché Fabio non riesce a no. Io sono sentirti. acquario, sono acquario. Ah, sei un acquario. Ok, e Angelo credo avesse qualcosa da dire sugli oroscopi, sui segni zodiacali, perdon. Tutto sommato sono molto incuriosito perché fra l'altro Fabio l'ho già sentito qualche sera fa e quindi ero molto, molto in attesa di sentire questo di nuovo questa brillante panoramica
sugli influssi magici dello zodiaco. Bellissimo. Sì, ma poi voglio dire, non è improvvisato, eh? Si è visto, insomma, che ci ha lavorato sopra e l'ha cantata tutta, cioè non ha fatto soltanto una Ecco, strofa. ce l'ho sotto mano, comunque è una replica. Va bene. Va benissimo per la replica. Allora Vai, vai. io vado. L'orosco pazzo. Allora, l'orosco pazzo da strapazzo, da strapazzo. Allora, mi sentite? Sì. 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 Vai Allora, tranquillamente. Ariete, se siete. Ariete, se siete un segno zodiacale, avrete una giornata complicata. Non saprete dove sbattere la testa. Se siete una marca di elettrodomestici, fatevi lavastoviglie e pulite i piatti dei bilancia. Toro, porca vacca, che giornata. Lei vi ha messo le corna, vero? In fondo ti tradisce, ma ti ama. Ti fa soffrire, ma t'ador, ma t'ador, t'ador, ma t'ador, olè. Cancro, giornata strana. Metà convulsa e metà stasi, metastasi. Fossimo in voi, cioè un cancro, non staremmo a roderci il fegato. Non fatene una malattia. Gemelli, Sentiamo. siete un po' distratti. A proposito, dov'è l'altro gemello? Che fai da solo? Sì, anche Caino rispose così. La sera dopo era porta a porta in esclusiva a raccontare il delitto. Indagherò. Vergine, non perdete le speranze e recitate anche oggi la vostra preghiera. Venga il tuo membro, sia fatta la tua volontà. Dacci oggi il nostro pene quotidiano. Rimetti a noi i nostri gemiti, come noi li rimettiamo ai nostri fottitori, e non ci indurre in astensione. Ma liberaci dal virginale. Amen. Alternativa un po' più educata per la Vergine. Se vi chiamate Lana, avete lasciato Ariete e Capricorno nudi. Il vostro comportamento è da deplorare, anzi, deplorare col pH, quindi deflorare. Ieri sera, a proposito, qualcuno vi ha visto col gemello scomparso, che mi dite? Bilancia. Vi sentite calpestati e vi pesa. Mantenete il vostro equilibrio. Chissà, i poveri bilancia, qualcuno gli sale sempre sopra. Scorpione, se volete sentirvi fighi e non andate nella Vrega Nera, cari sgorbioni. Sagittario, avete molte frecce al vostro arco, siete a cavallo, almeno dalla cintura in giù. Ma vedo che di frecce ne manca una. Avete ucciso voi il gemello mancante? Capricorno, non caprite un corno? Beh, non abbacchiatevi. Pasqua è passata. Acquario, se vi riempite di pesci rossi, non allarmatevi troppo, è solo morbillo. Pesci. Cercate la compagnia di gente sveglia, si sa che chi dorme non vi acchiappa, chi dorme non piglia pesci. A meno che non usi la sonno lenza per pescare nel letto del fiume, praticamente. Ma rispondete, come mai il gemello scomparso ha lasciato un biglietto con scritto "Tonno subito"? Ne sapete niente? Gli avete fatto fare la fine di Laura Palmera? Il tonno Palmera, Laura Palmer di Twin Peaks, non rispondete, acqua in bocca. E come dite? Ma anche il leone? In the jungle, the magic jungle, the lion sleeps tonight.
Dorme che sembra un angioletto, eppure starà digerendo il gemello sbranato? Eccolo. Ne avrà fatto norcineria, branca leone da norcia? In questo fumoso contesto vi diamo appuntamento alla prossima puntata dei segreti di Twin, come gemello, Spec, anziché Pix. Meglio di della morte e dell'amore, anzi della morte mortadella. E questa era la prima puntata del loro scopazzo. È troppo carina, io l'ho persa l'altra volta, questa, quindi vedi la replica. È troppo carina, mamma mia. Senti Fabio. Fabio, mi senti? Ci sei Fabio, tu ancora, senti? Fabio? Fabio, ci sei Sì, ancora? Ma senti? ci sono, sì. Ci senti? Adesso mi sento anche dal telefono, sì. Adesso mi Perfetto. sento, sì. Allora, ti sta chiedendo Angelo, però lui ti dovrebbe sentire Angelo attraverso il monitor per sentire te, le tue domande. Però lui se Adesso sente il sono monitor. collegato al monitor, ovviamente, 2 secondi di ritardo. Allora, vediamo se... Trasferisci tu. Vediamo se lo Senti rimando al Fabio, monitor. io vorrei tanto che tu con questo spirito avveniristico stasera ci parlassi Sto sentendo il d'amore. monitor, sì. Sì, ti sta ascoltando Angelo, vai. Ripeto? No, no, ti sente attraverso il PC. Perché io gli ho Ah, già chiesto ok, quello quindi che devo parlare avrei con lui. Sì, Io ho diverse poesie scritte, ha non diverse poesie solo. scritte, ha detto che adesso No, le mi piacerebbe molto che tu ci legge. No, parlassi a che ci braccio parlassi. tutte le pazzie che ti vengono in Ah, questo le momento. Tutte le pazzie, non pazzie le che ti vengono in poesie, è mente, non le diverso. poesie, tutte le pazzie che dovessero venirti in mente Legate adesso, all'amore. puoi esecrarle tranquillamente a ruota libera. I tuoi pensieri sull'amore, tutto quello che ti viene in mente. Qual è Follie. stata Altrove. l'avventura più pazzesca che hai vissuto? Ah beh, non so se potrei. Altrove ho definito l'amore, ho detto, ma l'amore che cos'è? Ecco. L'avventura più pazzesca che ho vissuto per amore? L'avventura più pazzesca che ho vissuto per amore... Sposarti. Mannaggia, sai, devo coinvolgere delle altre persone. Vabbè, senza far nomi. Senza far nomi. Lo mettiamo in imbarazzo, ti abbiamo messo in imbarazzo. Va Dai, bene, dai, è Fabio, caduta che la sei linea. forte. C'è il maltempo, la linea va e viene, insomma, non... vero Fabio? È difficile. Allora, chi è che... Allora, come diceva Angelo? Come diceva nella parodia della no, di ieri, insomma, di venerdì, Angelo, quando diceva che chi non ha mai... oddio, com'era Angelo? Chi non ha mai amato... La follia e l'amore, insomma, c'era qualcosa, c'era un nesso. È vero, Ecco, e è vero. quindi... Siamo ancora su quell'onda. C'è un uomo Infatti. un po' più importante di me, cioè il sociologo Alberoni, che giustamente ha definito la persona amata come la persona che ci fa uscire da noi stessi, quindi che ci consegna la follia. E io Ok. sono Alle d'accordo con volte ci questo fa anche pensiero. uscire dai gangheri. Quindi l'amore non può che essere folle. Infatti, Sì, ci fa anche arrabbiare l'amore, sicuramente. sicuramente quotidianamente, insomma. Senti, Fabio, noi ti ringraziamo. Adesso vorremmo lasciare spazio alla poesia, però
Sei veramente simpatico, sei grande Fabio. Quindi insomma, Veramente. ci rendiamo conto che poi hai anche lavorato sul La tua testo. creatività è. Sì, infatti, bellissimo. D'accordo, noi ti ringraziamo Mi tantissimo. raccomando, per la prossima puntata proponi qualcosa, studia bene e ti interroghiamo. Vabbè, a tema libero. Un abbraccio, Fabio. Ciao Fabio, grazie. Sì, le foglie d'amore, ecco. Le Quelle foglie. sicuramente ce ne stanno tante in giro. Ciao carissimo, buona serata. Pazzi per amore, Allora, folli vediamo chi è. per amore. Allora, vediamo se Rossana. Un'altra Abbiamo un'altra diretta. diretta, un'altra poesia. Vediamo se sta squillando. Ci sei? Eccola Rossana, da Alfonsine, Ravenna, la bellissima Rossana Aimaldi in arte orchidea. Ci sei? Pardon, Sì. classe provincia di Ravenna. Va benissimo. Che Rossana è la donna di classe. Allora, tu ci stavi seguendo? Ciao. Rossana? Ciao. Ti ho visto. Ah, ok. Ciao. Hai visto anche Angelo, quanto è bello. Guardalo, tra le nubi. Sì. Tra le Il nostro nubi. Signore. Oggi è in veste di Dio, Aspetto. Sua Santità, quindi insomma, rispetto. Cerco di esprimermi al massimo. È quel bel signore lì con la barba? È lui, è Sì. lui. È È quel bel signore. quel bel signore lì con la barba. Buonasera, come stai? Te l'ho sentito anche recitare. Credo che non vi siete mai incontrati di persona al Tempietto o a Roma. Forse. Ciao, buonasera. E tu? Io sto Buonasera. insomma bene, tu? Molto No? bene, contento di No, non stare credo. qui con voi. Ah, beh, sì. Lo senti attraverso il computer, Rossana? No, io sono al telefono, mi vedo. Allora, vediamo Quindi non senti se è l'audio? riuscita. Non senti Angelo che ti ha risposto? Sì, ma arrivate comunque, mi arrivate in ritardo, Sì, eh. anche noi, sì, c'è un po' qualche minuto di. Allora, vediamo un po' se Sì, ma riesco a io mi mettere. sto guardando nel cellulare. Qui c'è l'audio. Però dovrebbe sentirlo perché non capisco. Io Angelo lo sento pochissimo. Sì, sento col volume basso. No, ma lì sul monitor si sente Ah, si sente, benissimo. perfetto. Rossana, vabbè, in questo momento dobbiamo capire perché il telefono non trasmette. Ci Sì. sei? Noi ti sentiamo benissimo. Allora, tu che cos'hai preparato per questa sera? Rossana? Sì. E Sì, come come no? no, certo. Vai benissimo. Vai pure. Allora, io. Ma ce la leggi in arabo? Scherzavo, bella mia. Quando sei pronta, vai. Vai. Nitida, seppur nel briglio
un suono, inebrio del profumo dei datteri maturi che a pioggia cadono dalle stanche palme. Misteriosa terra che inebri il viandante, colma di fascino, dolce spirituale. Volgo lo sguardo tramonto che gaggia dal dorato d'ambra al rosso vermiglio. Dolcemente giunge il buio impenetrabile e solo la luce delle stelle bucano la notte. Stupefatte testimoni di una magia unica in un immenso deserto dorato d'ambra. Immaginavo Bravo. di essere lì. Beh, per chi conosce Tosa, poi insomma, chi c'è stato, ci ha vissuto come anche noi, è qualcosa di straordinario. E qualcuno dice: ma c'è solo sabbia, ci sono solo sabbia e palme, è un'oasi. Però gente cordiale, veramente una bella atmosfera. Non è molto, diciamo, come dire, non attrezzata, non offre molto, voglio dire, no? Cioè, è Però, molto turistica. sì, che vuoi dire? Prossimo. E non ti sento. Tu, Angelo, sei stato a Tosa? No, però me la sto No, immaginando mi sentite? Sì, grazie a ti sentiamo quello a che tratti, dite. Ross. Parla pure. Ti sentiamo, Ross, parla. È tutto acceso, No, quindi ci volevo senti, dire, sì, sente le volevo dire voci, che sente le comunque voci. Tosè è al centro di un deserto, E infatti, è una piccola e oasi. quindi E ti ricordi che bellissima oasi, con le palme, il laghetto che ormai è prosciutto? alberi che mi sono mangiata. Quelli sì che erano E buoni. la carne di dromedario ne vogliamo parlare? Angelo, ne vogliamo parlare? Carne di dromedario? Ti dirò, Com'è? fatta come Conta che io non. spezzatino, bistecca, buonissima. Vabbè, adesso magari ci stanno pure i vegetariani, no? I vegani. Comunque, insomma, io sono carnivoro, onnivoro. Rossa, allora, a parte la poesia di. Ma le tue barzellette, quelle che ci raccontavi una volta, quelle Tu una pure. volta raccontavi certe barzellette strepitose. Dai. Tiraci sul morale. Ne hai una qui, Rossa? Oppure una cosa simpatica che ti è accaduta, che ti è successa di recente, dai, un Qualche aneddoto. aneddoto. Qualche aneddoto ti posso raccontare? Mi ascoltate? Sì, benissimo. Ecco, qualche aneddoto te lo posso raccontare. Ti posso raccontare? Hai presente Gianni Morandi? Sì. Sì. Ecco, che si è bruciato le mani e si è bruciato le gambe. A quanto pare sì, poverino, sì, ho saputo. Vicino a lui, capito? Molto, perché Non è. a differenza sua, io non ho avuto tutte le cure che ha avuto lui e mi sono bruciata tutte e due le mani e un piede e avevo 21 anni Aia. e quindi pensando a lui mi sono ritornate in mente tutta la sofferenza Mamma mia. che ho passato, poverino, guarda, mi ha fatto proprio
Aspetta, credo che Angelo ti debba dire qualcosa. Volevo Aspetta. dedicarle una piccola lirica. Rossana, ascoltami. Voleva dedicarti una Aspetta, scusa. lirica. Rossa, la domanda di Angelo la senti sul tuo schermo, lì sul computer. Quindi lasciamo parlare Angelo e dopo qualche secondo lo sentirai sul tuo schermo, ok? C'è una differita. Va bene? Adesso sto accendendo il computer perché prima l'avevo acceso ma non sentivo dal computer. Sto Ecco. accendendolo. Perfetto. Sto aprendolo. Allora un attimino Angelo così ti potrà Certo. sentire. Tu Rossana, ti chiami Rossana, vero? Rossana Imaldi. Emaldi. Mi sta Mai parlando ma io non lo arricchito di sento, tutte eh. quelle sensazioni e quelle immagini e te le voglio in parte trasformare in altre cose che Sì, ti dedico a sta te. parlando. Scusa un Ma attimo, non lo Angelo, sento però. ma tu ci segui attraverso il computer? No, io vi seguo Con il col cellulare cellulare. per il momento. Perché se accendessi il computer vedresti anche Angelo e lo sentiresti. Lo vedo, Angelo. Ah, allora devi dare un paio di minuti. Devi alzare il volume e aspettare. Tra quello che diciamo noi qui e quello che senti sul computer passano circa 10-15 secondi, per cui Lo so, sentirai. me ne sono accorta. C'è una differita, ok? Noi siamo sulle montagne, voi siete Ma giù, ci vuole un po' di tempo, non... Beh, capito? giù, non è proprio giù, è a Quando ovest, a ci est. vediamo, capisco Aspetta cosa. qualche secondo, adesso ti fa una domanda Angelo e la senti attraverso lo schermo, se alzi il volume. Vai Angelo. Sì, aspetta, aspetta. Sì, ma non la so, non lo sento. Anche perché il computer è a nuove parte. Mi senti? Sentite? Sì, noi ti sentiamo. Adesso diamo la parola ad Angelo. Allora. Rossana, mi Arriva, senti? eh? Perfetto. Mamma, che lento che è, ma guarda veramente. No, ce l'ha spento o qualcosa del genere. Mi dispiace perché questa sera proprio quel collegamento telefonico di solito fila tutto liscio, perfetto. Vediamo No, io ti un sento. Vediamo. Ma noi ci Aspettiamo senti? perché non. E quindi. Aspetta. Ah, sì, vediamo così Sai se. quando mi tolgo? Tu così ci senti? Ci senti bene? Ok. Perché in questo momento non sta parlando. Perché Angelo non sta parlando, non lo senti, insomma. Sta Non mi nella fa fase. sentire in se non estasi. parlo. Poi vorrei darti delle emozioni, quindi se non mi senti dovrei essere veramente un mago per potertele dare. Ti sente, ti Chissà, sente. forse potrei esercitarmi un po' a questa magia. Ti Tu sta. riesci a seguire le mie parole? Ti sente Angelo, vai pure. Tu fuggi con me verso la stella che ci nasconde nella sua luce. So che porterai quella farfalla dei tuoi pensieri nella mia vita. Sì, io ti dirò, viaggia col cuore per le colline di questo amore. No, credo che ormai il mio destino ci porta il sole del nostro addio, ma se poi vorrai, forse la vita darà il suo segno, strada smarrita, innamorata forse del nulla, nella mia corsa così affannata, oggi ho trovato niente in me stessa,
nel lago grande la tua scintilla. Queste sono delle immagini che sono state evocate in me da un lago bellissimo che non so se voi avete avuto la fortuna di conoscere e che si trova in Macedonia, ai confini con la Grecia e si chiama Lago di Ohrid. E per me è una specie di lago di scintille, di sensazioni, di stelline che emergono dall'acqua come fossero la sorgente di tutta la grandiosità di quel panorama. Mamma mia. Ma è grande, Angelo. Allora, ho visto che sei. Abbiamo qualche problema sui tempi di Beh, c'è la differita. comunicazione. Speriamo sì, passando il tempo, Covid permettendo di poterci riunire poeticamente, riabbracciarci. Ti ricordi una volta c'era, sarà una poesia a salvarci, speriamo sarà una poesia a riunirci, insomma. No? Sì, infatti. Angelo, tu. Benissimo! Grazie, cara Rossana. Un Ti mandiamo un abbraccio! abbraccio, un bacio grandissimo. Sì! Sì, dimmi. Ma come barzelletta o come realtà? Sì. Infatti, paro normale. Come diceva, paro normale. Allora, ci fu. Un abbraccione, Ross. Grazie, Alla Rosso. prossima. Ok, Venerdì, va bene, per venerdì. No, per sabato. venerdì e sabato, quando ci sei? Fai di Quando vuoi. barzelletta la mucca pazza. Va bene? Venerdì le poesie e sabato le barzellette. Un abbraccio. Un bacio, grazie. Ciao Ross, ciao. Allora, è andata. Ecco qua. Angelo, ci sei? Sì. Allora, questo merita un applauso, Rossana. Ah, straordinaria. E no, stavo per dire una cosa, poi mi è passata di mente, sai quelle cose che ti passano davanti così, così e poi se ne vanno. Comunque, no, sei straordinaria. Dice paranormale. Dice cosa ne pensate del paranormale? Un po' me era venuta l'ansia perché ho detto adesso che, come introduciamo l'argomento paranormale, insomma, Anche perché è un argomento delicato. senza andare troppo sul serio. Ma Rossana è medica, ci siamo conosciuti a Pisa la prima volta, in un lontano evento, era a Pisa, Sì, non ricordo bene non ricordo l'anno. l'anno, 2000 Sette, non 2008, lo non so, ricordo più, però sì, avevamo un organizzato un evento evento. a Pisa bellissimo, saluto tutti gli amici di Pisa e saluto tutti gli amici che sono in ascolto. Angelo, tu che sei tra le nubi questa sera avrai sicuramente dei pensieri più leggeri dei nostri. Tu hai delle barzellette, Angelo? Ah, io con le barzellette non sono molto bravo perché ho il difetto più terribile che uno che vuol raccontare le barzellette possa avere, cioè rido prima Prima della di. battuta e quindi evito accuratamente di espormi. Bellissimo. Senti,
Allora, al di là delle varie faccende quotidiane, no? Ma questa storia dello stare chiusi in casa non t'ha stufato a te? A me o a Rossana? A te, a te. Rossana è andata. In questo momento Rossana viaggia col paranormale. Ah, ok. Per me sì, ma molto stufato, però d'altronde come la mettiamo? E come la È mettiamo? a tutti che ha stufato, giustamente, vabbè, ma. Diciamo, io non lo considero nemmeno necessario. Per cui sto un po' in difficoltà a dire la verità. È difficile non inquietarsi, no? Beh, sì, sicuramente. Però vabbè, io ho notato tanti aspetti. Allora, sarà che poi alla fine uno vuole essere sempre, no, non necessariamente positivo. Diciamo che uno rinasce poi dalle proprie ceneri e riesce a trasformare un qualcosa di poco piacevole in qualcosa non di gradevole ma di accettabile. E siamo riusciti comunque, al di là delle cose culturali, siamo riusciti a trarre il meglio da questa situazione, nel senso che la gente ha iniziato molto più a lavorare col cervello, finalmente. Quello che mi Sì, dispiace, è ci sono. vero? Quello che ti dispiace. Quello che mi dispiace è che i mezzi di trasmissione attuali, che dovrebbero trasmettere cultura, o comunque un format edificante, no, si scopre perché poi alla fine, come se nulla fosse successo quando accendi la televisione, al di là dei vari telegiornali, scopri, capito, un mondo dove gli spazi televisivi sono esattamente quelli che erano in precedenza, Non è cioè. cambiato Non nulla. è cambiato nulla, non c'è niente di istruttivo né di edificante Da da vedere. C'è seguire. questa abitudine del superficiale, vabbè, che dice. Sì, o più che Certa altro del gente commerciale. è pure capace solo di dare quello, E tu però cosa ne pensi? apprezziamolo. Tu che ne pensi di Diciamo, questo? scusa Allora. se. No, 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 è giusto. Io ho visto anche, ci sono allora dei canali televisivi che trasmettono solo cartoni animati 24 ore, no? Chiaramente tu ormai hai la figlia grande, forse non li segui i cartoni animati, i film di animazione, ma noi qui 24 ore acceso. Però poi scopri che tutti i giorni, cioè io voglio dire, la replica è accettabile, cioè tutti i canali televisivi replicano in diverse fasce orarie gli stessi programmi, ma rivedere quotidianamente gli stessi film, stessi cartoni animati o anche film o altre cose, è un po' la prassi, no? Tra tutti i canali televisivi, se ci fai caso. Per cui, in un periodo in cui uno è costretto, confinato in casa, non è che poi può trovare Dice accendi la sfogo, dice accendi la televisione. televisione e poi si lamentano se l'audience diminuisce. Chiaramente, questo lo trovo Sì, però spaventoso. credo che non si sia capito che in fondo fare spettacolo, fare cultura è un po' come fare il contadino. C'è una meraviglia nel seminare. C'è una meraviglia nel veder germogliare le cose, una meraviglia nella fioritura, una meraviglia nel quando ci sono gli alberi carichi di frutti, uno stupore infinito quando le foglie verdi a un certo punto fanno quella specie di danza pazzesca che all'improvviso diventano gialle. Come se il blu del verde fosse uscito e si fosse trasformato nelle nebbie dell'autunno, e poi vedere che le foglie nelle venature cominciano a diventare arancioni, rosse, che quindi
c'è il segnale che il calore dell'estate sta rientrando nella terra e poi a un certo punto le foglie che diventano arancione, all'improvviso ritornano marroni, che significa che il blu che era uscito è rientrato. Il momento in cui rientra il blu provenendo dalle nebbie dell'autunno, improvvisamente la foglia si stacca, volteggia e cade a terra. Fare cultura è vivere momenti di questo genere e in effetti mentre una tradizione contadina generalizzata c'era, forse oggi non c'è più in Europa, perlomeno in Europa, nel campo della cultura un qualcosa di equivalente a livello generale ancora deve nascere. Allora io mi stupisco come mai, avendo strumenti così potenti a disposizione, non ci siano uomini, donne, ragazzi, ragazze che siano capaci di produrre qualcosa continuamente di vivo, di nuovo, di arare la terra, seminare, annacquare, innacquare, innaffiare. Insomma, questa cosa mi stupisce un po', però già il fatto stesso di saperla è qualcosa che mi conforta e mi entusiasma e mi dà speranza per il futuro di tutti. Quello che ad esempio tu e Luana state facendo, in fondo nel giro di 3-4 giorni ci ha permesso di accendere due o tre focherelli, niente male. E perché gli altri non possono? Certo, non si tratta di copiare quello che sta facendo Cultura Web TV, ma si tratta di in amicizia entrare in concorrenza, vedere chi è capace di fare meglio per gli altri e reciprocamente. Insomma, io sono molto allegro e in questa situazione drammatica sono riuscito anche grazie alla mia cagnetta a cogliere il meglio, avendo questo lasciapassare di una cagnetta da portare in giro per la città, ho fatto un sacco di amicizie, si sono creati tanti progetti, perlomeno a livello di sogno, che sembrava che non fosse più possibile coltivare. Dare poco? No, bellissimo. Allora, quella del cane è una bella strategia, insomma, ce Ti ne dobbiamo devo pensare. leggere un commento di Fiammetta Felici, che non so se l'hai visto. No. Trovo bellissima la trasmissione preserale di musica su Rai 3 dal titolo Via dei Matti, condotta dal bravissimo pianista Stefano Bollani e dalla sua compagnia Valentina Cenni. Tutto sommato ci fa piacere che ci sia Che ci siano questa dei programmi, trasmissione. certo. Infatti, no, lo voglio vedere allora. Grazie della segnalazione, Fiammetta. Preserale di musica su Rai 3. Se tu l'hai vista, magari ci puoi anche dire qualcosa in più, se ti fa piacere chiamare. Beh, sì, ci Scarrellando. sono pochi canali che effettivamente ti danno messaggi culturali, a parte, va bene, i classici filmati di storia dell'arte, o quelli insomma che ti parlano dell'Italia o dei musei, però poi effettivamente ci sono pochi canali che poi diano le basi, le radici a questi ragazzi che oggi come oggi sono costretti a stare al computer, a stare a casa, a rimbambirsi invece davanti a programmi che comunque non sono costruttivi.
Ormai tutto viaggia su internet. Appunto, proprio perché viaggia su La televisione come internet, l'abbiamo mi auguro che ci immaginata. siano, e ci sono comunque ragazzi che amano l'arte, che in qualche modo, al loro modo, si collegano su altri canali, insomma, cercano di annaffiare, come diceva Angela, appunto, di annaffiare, la pianta culturale, la pianta, insomma, dell'intelletto, Della cultura della generale. cultura in generale. Sì, ce ne sono e mi auguro che ce ne siano sempre di più, insomma. Sì, uno si auspica poi che tutti questi mezzi di trasmissione e di comunicazione che abbiamo, che comunichino più che trasmettere, prima o poi, visto che comunque, ecco, voglio dire, uno pure con l'antenna parabolica, insomma, di canali televisivi ne vediamo migliaia. Ma la televisione così come è stata concepita negli anni 50 è andata avanti fino ad ora, e che molti non si sono resi conto che quella era morta. Ormai c'è stata un'evoluzione pazzesca e la gente vuole scegliere i propri contenuti da vedere e non più affidarsi a un palinsesto che comunque è troppo generalizzato e che mira soltanto a vendere dei prodotti e quindi a fare audience. E di cultura non c'è rimasto più nulla, cioè la RAI era partita bene negli anni 50 con le trasmissioni come Non è mai troppo tardi, commedie e varie trasmissioni che erano comunque interessanti anche per i ragazzi, ricordo, c'era poco, ma insomma era fatto discretamente. Ora hanno tanti strumenti eppure ti offrono ben poco. A me sembra che si è persa l'amicizia, forse non c'è mai stata, l'amicizia vera e il desiderio di lavorare insieme fra radio, televisione e pubblico e spettatori. Non c'è questa scintilla in cui ci si vuole bene, si desidera vivere bene una vita culturale nella creazione artistica. È assolutamente assente, a parer mio, ma dovrebbe nascere, stimoliamola, facciamo la corte al pubblico, cerchiamo di amarlo e di desiderare di lavorare insieme, Ma guarda, non per fare le stesse cose, ma c'è troppa è come concorrenza. sì, Ormai c'è troppa concorrenza. Già la RAI stessa, io mi ricordo negli anni 70, seconda metà degli anni 70, cominciò a mettere. Allora, inizialmente metteva quel triangolino lampeggiante che ti indicava che sulla prima rete o sulla seconda rete stava per andare in onda un altro programma, e quindi tu cambiavi canale. Poi hanno cominciato a farsi concorrenza tra di loro le prime due reti, quindi il triangolino lampeggiante non apparve più perché io dovevo passare i miei telespettatori all'altro canale, visto che poi tutti i canali sono strumentalizzati politicamente e via dicendo. E quindi insomma c'è stata, sembrava un boom a partire dagli anni 70, insomma, dei primi anni 70, delle radio libere. Io ho iniziato a trasmettere proprio in quegli anni. Che bello che era. Trasmettevi per distanze minime, eppure provavi un'emozione che non ti dà oggi una diretta fruibile in tutto il mondo. Cioè, è pazzesco, no? C'era un'emozione diversa, molto più grande. Cioè, tu giravi con Sì, la radio però in giro io per quello Roma. che vedo, scusa Gian, perché è una cosa molto bella e importante che speriamo che in qualche maniera germogli. Non vedo il desiderio dei giornalisti, degli attori, dei produttori di mischiarsi in mezzo alla gente. Non c'è. Praticamente io adesso, a parte che con te e con Luana ci eravamo incontrati, normalmente poi basta poco per capire se in un rapporto c'è un futuro.
insomma, credo che l'avessimo capito tutti e tre. Però che ci sia la voglia nell'attore, nel produttore, nel musicista di comporre insieme qualcosa nella società, questo mi sembra completamente assente. Non sento un invito a vivere una vita insieme quando vedo la televisione, quando sento una radio, quando apro internet. Non c'è mai un desiderio di incontrarti. Sì, forse per toccarti se sei un idolo, però non c'è nessuno che uscendo dallo schermo ti venga a trovare e dica: facciamo qualche bella impresa insieme. Ci sono tutte finzioni che poi hanno il culmine nello sfogo politico, nei periodi che si avvicinano alle elezioni. Io credo che adesso, stasera, noi stiamo parlando, abbiamo fatto delle cose, abbiamo sentito Fabio, Rossana, poi questa cosa spero che viva ancora nel tempo, proprio questa puntata di stasera, come ti dicevo oggi. Però la cosa bellissima è incontrare, fare qualcosa con chi seguirà questa puntata e essere più noi tre a cercarli che essere loro a cercarci e noi a non farci raggiungere. Se tu pensi che un po' di anni fa chiunque poteva entrare alla RAI, circolare per gli uffici, poteva entrare in qualsiasi redazione di giornale, circolando come i giardinetti, e oggi non c'è verso di entrare né in una pubblica, non parlo di questo periodo, che vabbè, è una bella scusa per impedire chiunque ci raggiunga. Non si entra più nella pubblica amministrazione, non si entra più negli uffici, nelle società, non si entra nelle redazioni, non si entra dappertutto, non c'è nessuno di coloro che trasmettono che voglia incontrare gli spettatori. Hai toccato un argomento interessante, no? Ma probabilmente c'è anche il fatto che molti hanno perso fiducia nelle istituzioni, quindi tutte le istituzioni, e chiaramente quella dei media, legata ai media, è sicuramente una delle più importanti, no? Perché quando non credi più è perché a forza di sperare e credere, poi alla fine hai capito, no? Che sulle onde non viaggia esattamente la verità dell'informazione. E poi penso che la botta finale, più che altro, sia stata data proprio da questa epidemia che ha fatto veramente aprire le coscienze, le menti, perché le menti viaggiano ancora di più perché hanno più tempo, finalmente le persone possono pensare con la propria testa e adesso si rendono conto veramente dell'informazione, di come pesare l'informazione. E quindi non solo la TV, le istituzioni, insomma, i vari settori pubblici, ma anche nel privato. Noi, tra l'altro, vabbè, siamo arrivati col tempo perché siamo andati pure oltre di 13 minuti. Però è stato piacevolissimo, Angelo. Beh sì, ma tornando anche al discorso che diceva Angelo, del fatto di cercare le persone, cioè non far che siano le persone a cercare noi, ma anche noi a cercare persone. Diciamo che, allora vabbè, noi già da anni facevamo la web TV e c'erano persone che ci telefonavano anche dal Canada, dalla Costa Rica, dall'India,
E questo era bello perché comunque ci faceva sentire appunto una famiglia. E poi per motivi, situazioni varie, insomma, i nostri percorsi si sono un po' fermati e abbiamo voluto riprendere questa iniziativa, non solo per il Covid, cioè, era già un'iniziativa che volevamo riprendere, tempo a debito, Gaia permettendo, perché giustamente non era possibile. E forse, appunto, iniziarla in questo periodo che per colpa del Covid ci ha dato forse una marcia in più per dire: va bene, allora adesso siamo pronti, adesso ripartiamo, diamo questa opportunità appunto di rincontrarci, di rivedere vecchi amici, di creare nuovi amici, di ricreare quella famiglia che si era formata Perché la all'epoca. gente è più disposta in questo Sì, periodo. infatti, magari forse la fascia di orario non è esatta. Potremmo vedere più in là se magari cambiare giorno, cambiare ora, sentendo anche il parere di altre persone che magari ci dicono: guarda, la fascia delle 4, per esempio, è quella più sentita, c'è cioè più gente, più persone che vogliono partecipare. Noi diamo libero spazio a qualsiasi idea, l'abbiamo sempre fatto, cioè non siamo mai stati, come si dice? No, abbiamo sempre dato la Sì, abbiamo sempre dato la voce. opportunità a tutti I quanti, microfoni sono spazio libero, aperti. anzi, ci dispiace che invece non ci siano, io mi ricordo quando c'erano telefonate continue che Sì, non riuscivamo nemmeno a abbiamo ripreso la parlare. poco, ma noi veramente erano ore di telefonate continue, era bellissimo. Ma questo ci ritorneremo Bellissimo, gradualmente. vero? Va bene, noi vi salutiamo tutti, vi diamo un abbraccio. Siamo contenti appunto che anche Angelo. E domani troverete il video con il taglio iniziale della musica, insomma. Ah, video. Eh sì, c'è Di mezzo Adamo della ed musica Eva. iniziale, quindi poi così partirà direttamente con Adamo ed Eva e con Dio. E con Con questo questo pensiero pensiero che che Dio Dio non non ce ce ne ne voglia, voglia, se se abbiamo abbiamo scherzato, scherzato, buona buona vita a vita a tutti, tutti, come come disse disse anche anche l'androide, l'androide, interpretato interpretato da da Angelo, Angelo, l'androide del l'androide del film film Blade Blade Runner, Runner, nella nella sua sua battuta battuta finale, finale, che che poi poi è è stata stata cambiata cambiata giustamente giustamente da da Angelo Angelo e e che che dice: dice: è è tempo di tempo. vivere veramente. Eh sì, Sì, è è arrivato arrivato veramente veramente il il tempo tempo di di vivere. vivere. Buona Buona vita a vita a tutti, tutti, forza, forza, coraggio. coraggio. Grazie Grazie Angelo, Angelo, ci ci vediamo, vediamo, buonanotte buonanotte a a tutti. tutti. A Prestissimo, prestissimo, un un abbraccio abbraccio grande grande a a voi voi e e al al pubblico pubblico della della Mucca Mucca Pazza. Pazza.